listen, we really gotta roll. We gotta get this shot. Oh yeah, we're filming. We gotta get this shot. We'll see you down there. Whoa. Best, like, space, like, real space mission. What celebrity do you want to send into space? You know, Tom Cruise has said he wants to do Mission Impossible in space. First actor in space. Whatever title, I don't care what it takes, you know, get me that ride. Seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. This space idea has been on Tom's radar for a long, long time. No, this ain't no joke. Tom Cruise is partnering up with Elon Musk, SpaceX, and NASA to shoot a movie actually in outer space. Next Mission Impossible movie, Tom Cruise straps himself to the side of a space shuttle and goes to the moon or something crazy like that. And I hear something about Tom Cruise shooting a movie at the International Space Station. Is that right? People ask me about Tom Cruise all the time now, and the answer is yes. We would love Tom Cruise to fly to the International Space Station to make a movie. Elon Musk, l'uomo che sembra avere una linea diretta verso il futuro, ci riprova. E questa volta non si limita a spingere i confini della tecnologia e dell'esplorazione spaziale. Lo fa con la superstar di Hollywood più audace, Tom Cruise. Sì, hai sentito bene. Elon Musk ha ufficialmente annunciato che invierà Tom Cruise nello spazio con il rivoluzionario razzo Starship di SpaceX. La notizia ha colto il mondo di sorpresa, catturando l'immaginazione di milioni di persone e lasciando tutti a chiedersi: perché Tom Cruise? Perché adesso? E soprattutto, cosa hanno in programma di fare lassù? Preparatevi, perché oggi ci immergeremo in questa incredibile storia, esplorando cosa significa per il futuro dei viaggi spaziali, Hollywood e l'umanità stessa. Tutto è iniziato con un tweet. Un singolo messaggio elettrizzante di Elon Musk, il visionario CEO di SpaceX, che diceva: «Sono entusiasta di annunciare che Tom Cruise è ufficialmente pronto per andare nello spazio con il nostro razzo Starship. Faremo storia insieme». In pochi minuti, il tweet è diventato virale, inviando onde d'urto attraverso i social media, i mezzi di informazione e la comunità globale. Tom Cruise, una leggenda di Hollywood conosciuta per eseguire le proprie acrobazie mozzafiato, ha immediatamente confermato la notizia con un tweet di risposta. «L'avventura ci aspetta, pronto a rendere l'impossibile possibile con SpaceX e Elon Musk». Per Cruise, un uomo che ha scalato grattacieli, si è appeso al lato di un aereo e ha pilotato jet da combattimento per il suo mestiere, andare nello spazio sembrava il passo logico successivo. Ma non si tratta solo di una stella di Hollywood che va nello spazio per il brivido. No, questa missione è qualcosa di molto più ambizioso. Una collaborazione innovativa tra SpaceX, NASA e Hollywood che potrebbe ridefinire sia l'intrattenimento che il volo spaziale umano. Allora, cosa farà esattamente Tom Cruise lassù? La risposta sta nei piani ambiziosi per un prossimo blockbuster, un film d'azione e avventura senza titolo, che sarà girato nello spazio, rendendolo il primo film mai realizzato al di fuori dell'atmosfera terrestre. Non si tratta solo di una trovata o di un'azione pubblicitaria. È un progetto pionieristico che mira a portare l'esperienza del viaggio spaziale a milioni di persone in tutto il mondo, mostrando loro com'è davvero essere là fuori, nell'immensa e infinita distesa del cosmo. Il progetto è prodotto da Universal Pictures, con Doug Liman, che ha diretto Cruise in Edge of Tomorrow, pronto a dirigere. È una storia che ha fatto vibrare l'intera industria. Per la prima volta nella storia, un attore sarà filmato nello spazio reale, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ISS, e potenzialmente oltre. Il film sfrutterà l'ambiente di microgravità, le spettacolari visuali della Terra dall'orbita e le realtà crude e non scritte del volo spaziale per creare un'esperienza senza precedenti. Il film è previsto per essere girato a bordo della Starship di SpaceX, l'astronave di nuova generazione, progettata per portare gli esseri umani su Marte e oltre. La Starship rappresenta il culmine di due decenni di lavoro di SpaceX nell'esplorazione spaziale, con razzi riutilizzabili, una capacità di carico senza pari e la possibilità di trasportare sia carichi che equipaggio verso la Luna,
Marte e sì, anche nello spazio profondo. E ora sarà anche il palcoscenico per la produzione più ambiziosa di Hollywood di sempre. Diamo un'occhiata più da vicino alla star di questo spettacolo, la Starship di SpaceX. Alta quasi 400 piedi, la Starship è il razzo più potente mai costruito, progettato per missioni nello spazio profondo. È realizzata in acciaio inossidabile, un omaggio sia alla sua durabilità che all'estetica classica delle navette spaziali di fantascienza. Ma questa non è fantascienza, questa è realtà. La Starship è composta da due stadi, il razzo Super Heavy, che fornisce la spinta necessaria per sfuggire alla gravità terrestre, e la navetta Starship stessa, che trasporta l'equipaggio e il carico verso la loro destinazione. Entrambe le parti del razzo sono completamente riutilizzabili, un'innovazione chiave che riduce drasticamente il costo dei viaggi spaziali. La Starship può trasportare fino a 100 passeggeri alla volta, rendendola ideale non solo per missioni verso la Luna o Marte, ma anche per voli commerciali come quello che intraprenderà Tom Cruise. Ciò che rende questo razzo ancora più notevole è la sua versatilità. È progettato per svolgere una vasta gamma di missioni, dal lancio di satelliti al trasporto di astronauti verso la ISS e, infine, persino alla costruzione di colonie su altri pianeti. Con una missione come questa, SpaceX dimostra che la Starship è più di un semplice veicolo spaziale. È il futuro del volo spaziale umano. Certo, anche per qualcuno tanto temerario quanto Tom Cruise, prepararsi per un viaggio nello spazio non è un'impresa da poco. Lo spazio è un ambiente spietato e le sfide fisiche e psicologiche sono immense. Cruise è conosciuto per la sua intensa dedizione al suo mestiere e questa missione non fa eccezione. Ha già iniziato un allenamento rigoroso, lavorando a stretto contatto con astronauti di SpaceX e della NASA per prepararsi al viaggio. Questo include simulazioni di microgravità che comportano il volo in un arco parabolico a bordo di un aereo specializzato per simulare l'assenza di peso dello spazio. Sta anche seguendo un addestramento avanzato per le forze G per prepararsi alle intense richieste fisiche del lancio e del rientro. Oltre alla preparazione fisica, c'è anche un ampio addestramento sulla sicurezza. Cruise deve imparare a operare in una navetta spaziale, comprendere i protocolli di emergenza e essere pronto per qualsiasi problema potenziale che potrebbe sorgere durante la missione. Dalla pratica di come indossare una tuta spaziale in meno di 30 secondi alla padronanza dell'arte di muoversi in un ambiente di microgravità, l'addestramento è intenso e approfondito. Ma Cruise non è estraneo alle sfide estreme. Il suo impegno a eseguire le proprie acrobazie nei suoi film, dallo stare appeso a un elicottero in Mission Impossible Fallout, fino a pilotare un jet da combattimento in Top Gun Maverick, gli ha conferito una reputazione di uno degli attori più audaci di Hollywood. Ora sta portando quel medesimo impegno a un livello superiore, letteralmente. Questo progetto non è solo un traguardo per SpaceX e Hollywood, è anche un momento significativo per la NASA. L'agenzia è completamente d'accordo con il piano, vedendolo come un'opportunità unica per promuovere l'esplorazione spaziale a un pubblico globale. L'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione, sottolineando che si allinea perfettamente con l'obiettivo della NASA di stimolare l'interesse pubblico per la scienza spaziale, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. Il coinvolgimento della NASA porta anche un livello di legittimità e sicurezza alla missione. L'agenzia fornirà supporto critico, inclusa la formazione per astronauti, competenze tecniche e potenzialmente anche una passeggiata spaziale per Cruise. Per la NASA, questa collaborazione è un modo innovativo per coinvolgere il pubblico e ispirare la prossima generazione di scienziati, ingegneri ed esploratori. La NASA è sempre stata in prima linea nell'esplorazione spaziale umana.
e ora sta collaborando con due delle forze più ambiziose nel settore dell'intrattenimento e dell'aerospaziale privato per spingere ulteriormente i confini. Per l'agenzia non si tratta solo di fare un film, ma di fare la storia. Questa non è la prima volta che Hollywood volge lo sguardo verso le stelle. Da 2001 Odissea nello spazio a Interstellar, lo spazio è sempre stato una fonte di ispirazione per i cineasti. Ma questa è la prima volta che un attore viaggerà realmente nello spazio per girare un film. Il progetto apre nuove possibilità per l'industria dell'intrattenimento. Immagina il potenziale di nuovi tipi di storie, documentari e film che potrebbero essere realizzati con riprese reali dallo spazio. La possibilità di girare in assenza di gravità, con la vera Terra come sfondo, offre ai cineasti un livello di realismo e autenticità mai visto prima. Per Hollywood, questa collaborazione segna l'inizio di una nuova era, in cui il confine tra realtà e finzione diventa sempre più sfocato. I film sono sempre stati un modo per trasportare il pubblico in nuovi mondi, ma ora, con l'aiuto di SpaceX e NASA, i cineasti possono effettivamente andare in quei mondi. Le possibilità sono infinite e questa missione è solo l'inizio. Tuttavia, è importante ricordare che i viaggi nello spazio non sono privi di rischi. Anche con la tecnologia all'avanguardia di SpaceX e l'ampia esperienza della NASA, ci sono ancora molti pericoli legati all'invio di un essere umano nello spazio. Figuriamoci un attore che dovrà eseguire acrobazie e girare. In primo luogo, ci sono i rischi fisici. Lo spazio è un ambiente estremamente ostile, privo di ossigeno, con temperature estreme e alti livelli di radiazione. Anche i compiti più di routine possono diventare letali nello spazio. C'è anche la sfida psicologica di essere confinati in uno spazio ridotto per un periodo prolungato, il che può essere mentalmente stressante anche per gli astronauti più esperti. Poi ci sono i rischi tecnici. La Starship di SpaceX è ancora un veicolo relativamente nuovo e, sebbene abbia subito test approfonditi, c'è sempre la possibilità che qualcosa vada storto. I lanci possono essere ritardati o addirittura annullati a causa di condizioni meteorologiche, malfunzionamenti tecnici o altri problemi imprevisti. Ma Elon Musk e il suo team di SpaceX non sono estranei al rischio. Hanno affrontato innumerevoli sfide nella loro ricerca per rivoluzionare i viaggi spaziali e le hanno superate più volte. Musk ha dichiarato di avere fiducia nelle capacità della Starship e che tutte le precauzioni vengono prese per garantire una missione sicura e di successo. Quando la notizia della missione si è diffusa, la reazione del pubblico è stata immediata e intensa. I social media si sono accesi di entusiasmo, curiosità e una buona dose di scetticismo. I fan di Musk e Cruz hanno celebrato l'audacia del progetto, entusiasti all'idea che il loro attore preferito andasse nello spazio e facesse storia. Altri, però, sono stati più critici. Alcuni hanno messo in discussione la sicurezza di inviare un non astronauta nello spazio, mentre altri hanno sollevato preoccupazioni sui costi della missione e sulla responsabilità nell'uso delle risorse. Ci sono state persino voci e teorie del complotto, con alcuni che speculavano che tutto questo fosse solo una manovra pubblicitaria o che Musk e Cruz avessero un'agenda segreta. Ma in mezzo a tutta questa speculazione, una cosa era chiara. Questa missione aveva catturato l'immaginazione del mondo. La gente parlava dell'esplorazione spaziale in un modo che non aveva fatto da anni. E questo, di per sé, era una vittoria. Oltre ai titoli e al clamore, questa missione ha significative implicazioni per il futuro dei viaggi spaziali. Inviando una figura di alto profilo come Tom Cruise nello spazio, SpaceX e NASA stanno aiutando a normalizzare l'idea del volo spaziale umano.
stanno mostrando al mondo che lo spazio non è più il dominio esclusivo degli astronauti o degli scienziati governativi, ma sta diventando accessibile a sempre più persone. Questa missione potrebbe spianare la strada per altre celebrità, influencer e persino cittadini comuni per avventurarsi nello spazio. Rappresenta un cambiamento rispetto al modello tradizionale di esplorazione spaziale, che era guidato dai governi e incentrato sulla ricerca scientifica, a un nuovo modello in cui le aziende private, l'intrattenimento e persino il turismo giocano un ruolo centrale. È un cambiamento che ha il potenziale di democratizzare lo spazio, rendendolo un luogo non solo per astronauti e scienziati, ma per tutti. Questa missione è solo una parte della visione più ampia di Elon Musk per il futuro dello spazio. Da anni Musk è motivato dalla convinzione che l'umanità debba diventare una specie multiplanetaria e che l'unico modo per farlo sia rendere i viaggi spaziali accessibili, sostenibili e a disposizione di tutti. Collaborando con Hollywood, Musk sta raggiungendo un nuovo pubblico, persone che potrebbero non aver pensato molto allo spazio prima, ma che saranno ispirate a vedere il loro attore preferito andarci. Sta dimostrando al mondo che lo spazio non è solo per scienziati e astronauti, ma per chiunque abbia la curiosità e il coraggio di esplorarlo. Musk ha spesso parlato di come desideri rendere i viaggi spaziali tanto routinari quanto volare in aereo. Questa missione è un passo in quella direzione. È una mossa audace, ma è anche calcolata. Musk sa che se può entusiasmare le persone per lo spazio, saranno più disposte a sostenerlo e investire. Per Tom Cruise, questa missione è un'estensione naturale della sua carriera. Da decenni ha spinto i limiti di ciò che è possibile, assumendo ruoli e acrobazie che nessun altro a Hollywood oserebbe tentare. Andare nello spazio è la sfida definitiva, l'avventura definitiva, e lui è determinato a sfruttarla al massimo. Cruise è sempre stato affascinato dallo spazio, ne ha parlato in interviste ed è sempre stato attratto da ruoli che esplorano l'ignoto, sia combattendo alieni in Guerra dei Mondi che pilotando un jet da combattimento in Top Gun. Per lui, questa missione non è solo una acrobazia, è un'opportunità per realizzare un sogno di una vita. E non va nello spazio solo per il brivido, va perché crede nell'importanza dell'esplorazione spaziale. La considera la prossima frontiera per l'umanità, un luogo in cui possiamo spingere i confini di ciò che sappiamo e di ciò di cui siamo capaci. Per Cruise, questa missione riguarda più di semplicemente fare un film, riguarda fare storia. Man mano che si avvicina la data di lancio, l'emozione cresce. I preparativi sono in pieno svolgimento, con ingegneri di SpaceX che lavorano giorno e notte per assicurarsi che tutto sia pronto. Il lancio avverrà presso la struttura di SpaceX a Boca Chica, in Texas, e sarà trasmesso in diretta a milioni di persone in tutto il mondo. Per SpaceX, questo è più di una semplice missione. È un'opportunità per dimostrare di poter fare ciò che nessun altro ha mai fatto prima. Per la NASA, è un'opportunità per ispirare il mondo e promuovere l'esplorazione spaziale in un modo mai fatto prima. E per Tom Cruise, è l'avventura di una vita. Il conto alla rovescia è iniziato e il mondo sta guardando. Le aspettative sono alte, ma le ricompense potrebbero essere ancora più grandi. Se tutto va bene, questa missione passerà alla storia come un punto di svolta nella storia dei voli spaziali umani, un momento in cui abbiamo fatto un grande balzo, non solo per la tecnologia, ma per la narrazione, per l'esplorazione e per l'umanità stessa. Arriva il giorno del lancio e tutti gli occhi sono puntati sulla Starship di SpaceX. L'atmosfera è elettrica, con l'anticipazione che cresce mentre vengono effettuati gli ultimi preparativi. Tom Cruise è vestito, pronto a salire sul razzo. È calmo, concentrato e pronto ad intraprendere la missione più audace della sua vita.
Elon Musk è presente anche lui, supervisando ogni dettaglio. Per Musk, questa è la culminazione di anni di lavoro, innovazione e ricerca incessante di un sogno. Sa che questa missione riguarda più di inviare un attore nello spazio, riguarda dimostrare che tutto è possibile. Inizia il conto alla rovescia, 10, 9, 8. La tensione è palpabile, 7, 6, 5. I motori ruggiscono alla vita, 4, 3, 2, 1 e decollo. La Starship sfreccia nel cielo, lasciando una scia di fumo e fuoco mentre ascende. Il mondo guarda, senza fiato, mentre il razzo sale sempre più in alto, rompendo l'atmosfera ed entrando nell'immensità dello spazio. All'interno, Tom Cruise è senza peso, fluttuando in gravità zero, il suo volto illuminato da meraviglia ed eccitazione. Il viaggio è iniziato. Mentre la Starship raggiunge l'orbita, la realtà di essere nello spazio si fa sentire. Per Cruise è un'esperienza surreale. Guarda fuori dalla finestra la Terra sottostante, meravigliandosi della sua bellezza e fragilità. È una vista che pochi hanno visto, e lui è determinato a catturarla in film. L'equipaggio inizia a girare, utilizzando telecamere all'avanguardia progettate per le dure condizioni dello spazio. Ogni ripresa è meticolosamente pianificata, ogni movimento accuratamente coreografato. L'ambiente in assenza di gravità presenta sfide uniche, ma Cruise e il team sono all'altezza del compito. Stanno facendo storia, e lo sanno. Mentre orbitano attorno alla Terra, catturano immagini mozzafiato, splendidi albori e tramonti, il blu scintillante degli oceani, le luci tremolanti delle città di notte. È una vista impossibile da replicare sulla Terra, una prospettiva che cambia tutto. Dopo diversi giorni nello spazio, è tempo di tornare a casa. La Starship inizia la sua discesa, rientrando nell'atmosfera terrestre a velocità superiori a 27.000 km all'ora. Lo scudo termico brilla di rosso mentre attraversa l'aria e la tensione aumenta ancora. Ma il rientro è fluido e presto la Starship si sta rallentando, preparando l'atterraggio. Quando tocca terra in sicurezza, un urlo di gioia esplode dalla folla. La missione è un successo e il mondo celebra. Tom Cruise emerge dalla navetta spaziale, accolto da un'onda di applausi e congratulazioni. È stanco ma esaltato. Ce l'ha fatta, è andato nello spazio e ha fatto storia. Per Cruise, per Musk, per SpaceX e per la NASA, questo è solo l'inizio. Il successo della missione ha un impatto profondo. Ispira milioni di persone in tutto il mondo, catturando la loro immaginazione e riaccendendo la loro passione per l'esplorazione spaziale. Dimostra che lo spazio non è solo per scienziati e astronauti, ma per chiunque abbia la visione e il coraggio di andarci. Per SpaceX è una pietra miliare importante. L'azienda ha dimostrato di poter trasportare le persone in sicurezza da e verso lo spazio, aprendo nuove possibilità per il volo spaziale commerciale, il turismo spaziale e persino per l'insediamento umano su altri pianeti. Per Hollywood è un cambiamento radicale. Mostra che il cielo non è il limite, che nuove storie possono essere raccontate in nuovi modi e che c'è un intero universo là fuori che aspetta di essere esplorato. Quindi, quale sarà il prossimo passo? Per Elon Musk, la missione è un trampolino verso cose ancor più grandi. Sta già pensando al prossimo grande progetto, invio di una missione con equipaggio su Marte. Per Tom Cruise è la realizzazione di un sogno di tutta la vita, ma non ha ancora finito. Ha già accennato a voler andare oltre, a spingere ancora di più i limiti. Per il resto di noi è un momento per riflettere su ciò che è possibile quando osiamo sognare in grande e prendere rischi audaci. È un promemoria che il futuro non è qualcosa che semplicemente ci accade. È qualcosa che creiamo insieme.
Dopo il completamento riuscito della missione, la risposta globale è travolgente. I media di tutto il mondo sono pieni di titoli che celebrano l'impresa. I social media esplodono con hashtag come Jenna Tom Cruise in Space, Jenna qua Elon Musk e Jirina Space X Starship, in tendenza per giorni. Persone da ogni angolo del pianeta, dai bambini piccoli agli scienziati esperti, esprimono il loro stupore e la loro eccitazione. La missione ha suscitato un rinnovato interesse per l'esplorazione spaziale tra il grande pubblico. Gli scolari sono ispirati a saperne di più su scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, STEM, sognando di diventare i prossimi astronauti o ingegneri aerospaziali. Le università registrano un aumento delle iscrizioni ai programmi di scienza spaziale e aerospaziale, spinti da una nuova generazione che ora crede che lo spazio sia a loro portata. Le reti televisive si affrettano a produrre documentari e speciali sulla missione. I talk show, i podcast e i programmi di notizie presentano esperti che discutono le implicazioni più ampie di questo successo per i viaggi spaziali e l'intrattenimento. Anche i comici notturni si divertono, mescolando umorismo e ammirazione mentre parlano dell'ultima avventura di Tom Cruise. Nel frattempo, il film stesso, sebbene ancora nelle prime fasi della post-produzione, è già acclamato come un evento cinematografico senza precedenti. Le riprese dallo spazio sono descritte come incredibilmente belle, catturando la realtà a mozzafiato di cosa significa essere tra le stelle. I critici cinematografici e gli esperti del settore lo definiscono un punto di svolta e il fermento per la sua uscita sta raggiungendo il culmine. Ma in mezzo alla celebrazione c'è anche la controversia. I critici sollevano domande sull'etica e la praticità di una tale missione. Alcuni ambientalisti sostengono che l'impronta di carbonio dei lanci di razzi per scopi non scientifici sia troppo elevata, anche se SpaceX sta lavorando per rendere i propri lanci più sostenibili. Altri temono che ciò possa creare un precedente per l'invio di più celebrità e persone ricche nello spazio, potenzialmente mettendo in ombra missioni scientifiche cruciali. Ci sono anche preoccupazioni sui rischi coinvolti. Il viaggio spaziale, anche con la tecnologia più avanzata, è intrinsecamente pericoloso. Mandare un attore nello spazio, anche uno esperto e preparato come Tom Cruise, solleva domande sui protocolli di sicurezza in atto e l'impatto potenziale sulle future missioni se qualcosa dovesse andare storto. Tuttavia, Elon Musk, sempre il visionario pragmatico, affronta queste preoccupazioni direttamente. In una conferenza stampa successiva alla missione, sottolinea che i rischi dell'esplorazione spaziale sono reali, ma non dovrebbero impedire all'umanità di raggiungere le stelle. Se avessimo fatto solo ciò che è sicuro, non avremmo mai scoperto nuovi mondi, inventato nuove tecnologie o esplorato l'ignoto, afferma Musk con passione. Dobbiamo spingere i confini, prendere rischi calcolati e ispirare le persone a sognare in grande. Questa missione con Tom fa parte di quella visione più ampia. Anche la NASA interviene per sostenere il progetto, evidenziando il ruolo della missione nell'impegno pubblico e nell'educazione spaziale. Sottolineano che collaborazioni come questa possono aiutare ad ampliare la base di sostegno per l'esplorazione spaziale a beneficio della scienza e della società nel suo insieme. Mentre il pubblico si concentra sullo spettacolo, dietro le quinte di SpaceX, si sta sviluppando un'altra storia. Gli ingegneri e gli scienziati di SpaceX hanno passato mesi a prepararsi meticolosamente per questa missione. Ogni componente della Starship è stato controllato due volte, ogni piano di contingenza è stato provato e ogni possibile scenario è stato considerato. La navicella spaziale stessa è stata dotata di attrezzature all'avanguardia per supportare le esigenze della troupe cinematografica, compresi impianti di ripresa specializzati progettati per funzionare in assenza di gravità.
la missione ha richiesto nuovi protocolli per le riprese nello spazio, compresi i metodi per gestire l'illuminazione, il suono e gli angoli di ripresa in un ambiente in cui nulla rimane fermo. SpaceX ha anche lavorato a stretto contatto con la NASA per adattare i moduli di addestramento utilizzati per gli astronauti professionisti e preparare Cruz e la troupe cinematografica. Ciò includeva esercitazioni di emergenza per possibili depressurizzazioni, incendi o altri scenari critici che potrebbero verificarsi nello spazio. Ogni membro dell'equipaggio doveva essere completamente addestrato a gestire queste situazioni, non solo per la loro sicurezza, ma anche per garantire che la missione potesse continuare in qualsiasi circostanza. Elon Musk ha avuto un ruolo attivo in questi preparativi. Conosciuto per il suo approccio pratico, ha partecipato a diverse sessioni di addestramento, dimostrando il suo impegno per il successo della missione. Spesso lo si vedeva presso la sede di SpaceX, impegnato con gli ingegneri, discutendo i minimi dettagli e testando personalmente alcune delle tecnologie. Il successo della missione inizia ad avere implicazioni più ampie, al di là dell'intrattenimento. Diventa un catalizzatore per nuovi progressi tecnologici e innovazioni. Aziende di tutto il mondo prendono nota di ciò che SpaceX e Hollywood hanno realizzato insieme e iniziano a esplorare partnership simili. Le start-up in settori che vanno dalla realtà virtuale all'intelligenza artificiale vedono opportunità per creare nuovi strumenti e piattaforme che portano l'esperienza dello spazio ai consumatori sulla Terra. Le aziende di realtà virtuale iniziano a sviluppare simulazioni basate sulle riprese della missione, offrendo alle persone la possibilità di sperimentare cosa significhi essere nello spazio comodamente da casa. Nel frattempo, le aziende aerospaziali iniziano a ripensare le proprie strategie. Ispirate dal successo della collaborazione tra SpaceX e Hollywood, iniziano a esplorare nuovi modi per commercializzare lo spazio. Si formano partnership con agenzie di viaggio, giganti della tecnologia e istituzioni educative, tutti desiderosi di sfruttare l'interesse crescente del pubblico per i viaggi spaziali. Anche i governi iniziano a prestare attenzione. Paesi di tutto il mondo accelerano i propri programmi spaziali, desiderosi di recuperare terreno rispetto al settore privato e assicurarsi di non rimanere indietro nella nuova corsa allo spazio. Si discutono collaborazioni internazionali e si formulano nuove politiche spaziali mirate a promuovere l'innovazione, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. Per anni, l'esplorazione spaziale era diventata un argomento che sembrava lontano per molte persone, qualcosa di cui preoccuparsi solo per scienziati e ingegneri. Ma questa missione cambia tutto ciò. Improvvisamente, lo spazio è di nuovo affascinante. È un argomento di cui si parla a tavola, un sogno per i bambini e una passione per gli adulti. Comincia a emergere un cambiamento culturale. Gli stilisti lanciano collezioni a tema spaziale, i musicisti fanno riferimento alla missione nelle loro canzoni e i grafici creano nuove opere d'arte ispirate all'immensità dello spazio. Il pubblico inizia a vedere lo spazio non solo come un'impresa scientifica, ma come un'avventura culturale e umana. Il merchandising a tema spaziale, dai vestiti ai gadget tecnologici, vola letteralmente via dagli scaffali. I cinema organizzano proiezioni speciali dei classici film di fantascienza. Anche i videogiochi vedono un aumento di popolarità, con sviluppatori che creano nuovi giochi di esplorazione spaziale che promettono di offrire l'esperienza di viaggiare tra le stelle. Le scuole iniziano ad aggiungere più argomenti relativi allo spazio nei loro programmi. Gli insegnanti usano la missione come trampolino di lancio per discutere di tutto, dalla fisica all'ingegneria, dalla filosofia all'etica. Lo spazio è diventato parte integrante della vita quotidiana e le persone sono più connesse al cosmo che mai.
Con il successo della missione di Tom Cruise, inizia a prendere forma una nuova industria, il turismo spaziale. SpaceX riceve una valanga di richieste da parte di individui e aziende desiderosi di prenotare i propri viaggi nello spazio. Imprenditori facoltosi, amanti del brivido e celebrità, esprimono il loro interesse a oltrepassare l'atmosfera terrestre. Elon Musk, sempre in anticipo sui tempi, vede il potenziale e inizia a delineare i piani per il programma di turismo spaziale di SpaceX. L'azienda punta a rendere i viaggi spaziali accessibili a più persone, non solo agli ultraricchi. Musk immagina un futuro in cui gli hotel spaziali orbitano attorno alla Terra, offrendo un'esperienza di vacanza unica, dove crociere spaziali portano i turisti sulla Luna e ritorno, e dove le persone possono lavorare, divertirsi e vivere in colonie spaziali. Per rendere tutto ciò una realtà, SpaceX inizia ad espandere le sue strutture e ad aumentare la produzione della Starship. Annunciano piani per costruire nuove piattaforme di lancio in tutto il mondo, per soddisfare la crescente domanda di viaggi spaziali. Altre aziende, ispirate dall'audacia di SpaceX, iniziano a investire nei propri progetti di turismo spaziale. Presto, l'idea di fare una vacanza nello spazio non sembra più così inverosimile. Le persone iniziano a risparmiare, a comprare biglietti e a fare piani. Il turismo spaziale è sul punto di diventare una grande industria e il mondo osserva come si svilupperà. La missione di successo con Tom Cruise è solo l'inizio per Starship. SpaceX sta già pianificando nuove missioni ancora più ambiziose. Il prossimo obiettivo è un ritorno sulla Luna, questa volta con scienziati e artisti a bordo. Musk immagina una base lunare che possa supportare sia la ricerca scientifica che gli sforzi creativi, dalle installazioni d'arte ai concerti musicali. Ma l'obiettivo finale resta Marte. SpaceX continua a perfezionare i suoi piani per una missione con equipaggio sul pianeta rosso. L'azienda sta lavorando instancabilmente per sviluppare la tecnologia necessaria per una presenza umana sostenibile su Marte, dai sistemi di supporto vitale agli habitat fino alle tecniche agricole. Musk rimane fermo nella sua convinzione che l'umanità debba diventare una specie multiplanetaria per garantire la sua sopravvivenza. La missione con Tom Cruise ha fornito dati